Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il telegiornale sportivo di Canale 10. L'infortunio a Stevan Jovetic inevitabilmente interroga la Fiorentina. Cosa fare sul mercato? Summit fra Pantaleo Corvino, il presidente Andrea Della Valle, il tecnico Siniša Mihajlović, sostituire Jovetic oppure cercare un giocatore in un altro ruolo, magari cambiando modulo. Tutto nel servizio. L'infortunio a Jovetic ha riaperto il mercato della Fiorentina? Apparentemente no, ma certo qualcosa è cambiato rispetto a soli 2 giorni fa. Innanzitutto l'incedibilità di Mutu, che addirittura da fine ottobre diventerà elemento determinante della squadra, come peraltro lo è stato in passato. Poi c'è la questione Vargas. Con Yo-Yo fuori così a lungo, difficilmente la Fiorentina potrà permettersi di cedere il peruviano. Solo la decisione del cambio definitivo di modulo dal 4-2-3-1 al 4-3-3 potrebbe indurre la società a monetizzare con Vargas per tentare il grande colpo, magari portando a Firenze Giuseppe Rossi dal Villarreal. In realtà, a sentire Della Valle, la Fiorentina cerca sì un giocatore, ma in un ruolo diverso da quello di Jovetic. Facile intuire che dopo la perdita di Insua resta aperta la caccia al terzino sinistro, dove c'è solo Pasquale. E sempre ipotizzando un cambio di modulo, torna d'attualità anche il centrocampista che possa affiancare Montolivo e D'Agostino. C'è Zanetti, mentre Donadel né Bolatti sembrano avere le caratteristiche giuste. Poi ci sono le opportunità che possono sempre capitare di qui al 31 di agosto, occasioni che può offrire il mercato per sopperire all'assenza pesante di Giusto che Jovetic. Il parlare prestito di anche di Giovinco dalla cogliere Juventus è l'occasione un'idea a buon mercato, di come la parlare anche di compartecipazione una di Eder con situazione l'Empoli, soluzione per questa non evitare che gradita al si club continui azzurro. a. Resta viva anche la pista che porta all'esterno destro, perché Mihajlović è stato chiaro: in quel ruolo c'è grande usura. Santana non è pronto e il solo Marchionni non può garantire al 100%. Anche in questo caso le idee sono diverse. Guberti, Ferreira Pinto e Mannini fra i più graditi. Oggi a San Piero a Sieve la Fiorentina si è allenata questa mattina come da programma, poi un violento nubifragio ha annullato l'allenamento del pomeriggio. In realtà le condizioni del tempo sono migliorate, Mihajlović ha deciso di far allenare non tutta la squadra ma soltanto alcuni giocatori, in particolare quelli che sono stati al Mondiale, sono arrivati tardi nel ritiro di Cortina, i giocatori non al meglio della condizione fisica. Ha parlato anche De Silvestri, su Jovetic ha detto una cosa brutta anche perché è il mio compagno di stanza e l'ho visto soffrire. Mi piace tantissimo come giocatore, sono sicuro che tornerà più forte di prima. Certo, la Fiorentina perde molto perché puntavamo tanto su di lui, però non ci dobbiamo abbattere, abbiamo fiducia nel mister e nella società. In squadra siamo in tanti, sono sicuro che riusciremo a trovare la forza e le risorse per sopperire a questa grande assenza. Poi anche su Siniša Mihajlović, il mister è una persona tosta, ho avuto modo di conoscerlo quando giocavo nella primavera del Lazio. Si è inserito bene nel gruppo, ci ha dato ordini precisi in allenamento. Ho notato che usiamo molto il pallone e questo mi fa piacere. Ieri Andrea Della Valle ha parlato, lo abbiamo ascoltato, ha parlato di mercato, di Jovetic, degli obiettivi della Fiorentina, ha parlato anche di altro però, in particolare di Mutu, degli arbitri, dei tifosi della Fiorentina. Ascoltiamo. Adesso stiamo definendo queste settimane con chi farlo, deve essere un'associazione importante ma proprio di qualità proprio che può dare un messaggio vero a quello che nel piccolo può fare anche questa società. No? I soldi sono importantissimi per tutti, però non sono quelli che fanno la differenza per una stagione, quindi la nostra scelta è stata questa, quindi sicuramente crediamo di fare una buona cosa e che anche i tifosi capiscano. No? Ho visto le dichiarazioni degli arbitri, delle nuove. Non dico le nuove regole, ma quello che faranno, ma io sono d'accordissimo, maggior rispetto in campo di tutti, ma soprattutto nei confronti delle terne arbitrali, basta protestare per tantissime cose, cioè diamo tutti più un esempio, tutti insieme, no? Noi presidenti lo stiamo facendo, i tifosi sono migliorati, però forse quest'anno è arrivato di fare tutti insieme l'ultimo salto di qualità, credo, mi auguro, poi spero di non sbagliarmi. Presidente, devo fare una domanda, poi lei sceglierà se rispondere o meno, perché quest'estate è stata contrassegnata anche da una vicenda che ha fatto molto rumore, che è la richiesta da anni da parte di lei e di suo fratello nei confronti di un collega per una cifra molto alta. Le chiedo se andrà avanti questa richiesta o se c'è la possibilità comunque che la cosa possa ricomporsi in maniera amichevole, fra virgolette. Sì, allora, amichevole, a parte poi ci sarà il tribunale, né? Hanno tutti subito, alcuni, hanno speculato su questa faccenda pensando fosse una cosa personale. In 8 anni che sono a Firenze, se vi ricordate mai che questa famiglia ha querelato qualcuno,
anche se in passato ci può anche essere state delle ragioni, mai successo. Ditemi voi, e poi si può tutto parlare, ma ditemi voi se devo far finta di niente quando mi si dà consigli fallici su alcune cose, mi fermo qui, ditemi solo questo, però se poi... Se una persona, io non è che non sto cercando né situazioni economiche e altro, però quando si passa il limite magari basterebbe soltanto chiedere scusa e dire che in quel momento ho sbagliato a dire certe cose in quel modo, tutto poi si può anche cancellare, però così non si può passare sopra quando si vanno sul personale, chiuso. E la persona non c'entra niente, anche se qualcuno pensa che assolutamente. Presidente, Mutua è il rischio squalifica, cosa succede se poi effettivamente questa eventualità accade e se voi state facendo qualcosa anche con il Chelsea per provare insomma, a far sì che... Io mi auguro che quella squalifica lì che sia una cosa, non dico quella economica, quella è una situazione tra società e lui, l'altra mi sembra una cosa abnorme che possa avverarsi, no? Perché non è mai successo, no? Che si squalifica un giocatore per una cosa del genere, quindi... E poi vedremo, comunque stiamo cercando come sempre di aiutare il ragazzo, perché è un anno più che lo aiutiamo in questa situazione, qualcosa si è fatto insieme, e ora dire che adesso proveremo anche altre situazioni magari, no? Sì, comunque stiamo facendo anche noi il possibile. Ricordiamo anche il programma della Fiorentina, perché domattina la squadra si allenerà a San Piero a Sieve, poi parlerà Sinisa Michailovic, nel pomeriggio partenza per Londra, dove sabato i viola affronteranno il Tottenham in quella che è la prima amichevole vera della stagione. Alcuni giocatori della Fiorentina poi domenica, entro mezzogiorno, potrebbero dover rispondere alla prima convocazione in nazionale di Cesare Prandelli. In corso di svolgimento il torneo ITF di Monteroni d'Arbia, bene la testa di serie numero 1 Anna Floris, che ascoltiamo. Sì, mi sono divertita tantissimo in questa partita, sono riuscita a stare concentrata a parte dal 5-1 al 5-4 secondo set, sono veramente contenta perché è un periodo in cui insomma, ho qualche difficoltà a giocare e invece questo torneo mi sta dando molte soddisfazioni. È tutto da parte mia, una buona serata.